Carissimi amici di Tango Magazine, mi trovo a Cassano d'Addo in provincia di Milano e precisamente a Villa Borromeo, questa villa settecentesca meravigliosa, dichiarata patrimonio nazionale, adagiata su un verde prato secolare di 70.000 metri quadri, una location veramente unica. E accanto a me, per questa occasione, ho due maestri e ballerini di tango argentino, ovvero sia Fabio Pinciroli ed Elisa Porta. Buonasera signori. Buonasera. Buonasera. Che cosa vi porta qui a Cassano d'Adda, in questa villa meravigliosa che è Villa Borromeo, come dicevo prima? Diciamo che principalmente noi lavoriamo col tango, quindi a Inzago, qui vicino, c'è un'associazione per cui noi lavoriamo e questa associazione organizza questi eventi, e in questo caso in questa villa spettacolare. E quindi siamo qui a fare l'evento e faremo anche una dimostrazione per quanto riguarda il ballo. E... Wow, non vediamo l'ora allora. E niente, poi lascio a lei... Allora, microfono. Diciamo che io, come il pubblico che seguirà questa intervista, siamo molto curiosi perché già, ok, vi conosciamo, sappiamo chi siete, eccetera, però vogliamo farci un pochino di più gli affari vostri. Allora, siete qui ovviamente per il tango argentino, come dicevo prima, maestri e ballerini di tango argentino, però io so che voi avete amato da sempre il ballo in generale, infatti ne avete fatte di tutti i colori per quanto riguarda il ballo, no? Avete iniziato nel lontano 1997, se non erro, ecco, provando che cosa prima? Perché poi il tango è arrivato dopo. Sì, noi abbiamo iniziato appunto nel 97 con il ballo liscio. Abbiamo fatto un po' di anni, poi abbiamo anche provato un po' di caraibico, non molto perché poi dopo... abbiamo lasciato perdere e nel 2004 abbiamo iniziato con il tango argentino, sì, concorsi collettivi inizialmente, così per provare, perché anche noi non sapevamo se ci piaceva, se poteva interessarci questo ballo, non sapevamo niente, quindi fortunatamente abbiamo iniziato bene con dei maestri italiani affermati, quindi da lì è partito il tutto. Inizialmente appunto abbiamo detto proviamo per qualche anno e poi dopo vabbè, vediamo un po' come va, invece poi la cosa ci ha preso e siamo arrivati nel 2019 ancora qua col tango. Il tango a un certo punto, come dicevi tu, nel 2004 è arrivato, no? Come mai ha soppiantato poi tutti gli altri balli, in modo che penso che li abbiate un po' lasciati da parte, li abbiate un pochino trascurati, a favore proprio di questa grande febbre e passione che vi aveva preso per il tango? Diciamo, perché secondo voi? È diventata poi una... ti coinvolge, diciamo che tu quando inizi a ballarlo... primi mesi forse possono essere passi e sei magari affascinato da ciò che vedi negli spettacoli in televisione, poi dopo ti rendi conto che ballando e ascoltando la musica, cioè quindi la musica la fa da padrone ed è la storia della musica che ha creato il tango, questo ti porta sempre di più a entrare in questo mondo, quindi tu quando balli sei coinvolto musicalmente in questa storia che è bellissima. E noi abbiamo cominciato appunto tranquillamente con dei semplici corsi di base per capire poi che il coinvolgimento era pesante e lì allora abbiamo iniziato a studiare, ad avere la ricerca sempre del nostro stile, perché attenzione che non è una cosa che si può copiare, il tango è una cosa personale. Questo è molto importante, ascoltate pubblico. È una cosa molto personale, uno può studiare ma deve affinare ciò che ha sul proprio corpo, quindi deve renderlo suo, deve essere molto personale. Questo ci distingue tra coppie di maestri, poi dopo ognuno ha il suo pubblico, per l'amor di Dio, perché può piacere o non piacere, però ognuno deve fare la ricerca di se stesso, della propria coppia, della propria persona, non deve piacere ad un altro come marketing,
ma deve essere se stesso. Trovare il proprio stile alla fine, esatto. E far emergere quella che è la propria personalità, perché chiaro. Il tango smaschera poi, eh? Il certo. Corpo non può mentire. No, non menti, anche perché se si balla e si è avuto magari, non so, una giornata un po' particolare, un qualcosa che... Quindi ballando attaccati si sente tutto, se uno è agitato, se uno è contento, se uno è emozionato, si sentono veramente tantissime sensazioni, questo è il tango. Proprio poi anche la musica del tango in se stessa, che può essere certo. Drammatica, gioiosa, allegra, certo, oppure più struggente. Tristi, intensi, certo. Melodici, ritmici, divertenti. Quindi possiamo passare da un tango intenso e triste a un tango ritmato, fino a passare alla milonga come divertimento. Tutto ha un suo perché quando si balla. Quindi non deve essere, come ripetiamo sempre noi anche quando siamo a lezione, il tango non è una serie di passi, ma è ciò che sviluppi col tuo corpo in base alla musica che rende il tuo tango. Io allora a questo proposito, no, mi viene in mente una cosa, che è un'affermazione di Pablo Verón, che ha detto che non si può limitare il tango a una serie di geometrie e figure, perché intanto il tango, appunto come stiamo dicendo, no, è la danza più contaminata e più contaminabile, perché ancora certo. Ce n'è da contaminare nel tango, no? Ecco. Quindi dalle mille sfaccettature e dalle mille risorse proprio. Chiaro. Ma che a un certo punto si dovrebbe, no, imparata bene la tecnica, cosa che ragazzi non è poca roba, anzi, imparata bene la tecnica, si dovrebbe sospendere il pensiero e lasciarsi andare all'emotività, alla spontaneità, all'istinto, sì, capito. Però deve avere non una è base. Proprio deve avere esatto. Una base. Come si fa? A parte che secondo me non tutti arrivano a questi risultati. Diciamo che dopo i primi anni uno deve capire cosa vuole. Se vuole solo fare ginnastica o se vuole proprio entrare in questo mondo, quindi lasciarsi coinvolgere a 360 gradi. Questo comporta più impegno. Più impegno non vuol dire andare a ballare 5 sere alla settimana. Anche quello, ma vuol dire proprio studiare. Studiare vuol dire capire diversi stili di ballo, capire quali possono essere i tuoi limiti e cercare di migliorare dove hai dei problemi. Bella questa cosa che hai detto, i tuoi limiti. Certo. È difficile da vedere però, questo, le milonghe. Sì, perché... No, sono un po' provocatoria ogni certo, tanto. Certo, lo so, lo so. Si vede so, molto di più. Noi siamo in milonga, vediamo determinate cose. Poi ovviamente non possiamo farci nulla, perché lì subentra. Siccome il tango tira fuori il tuo lato positivo e negativo, forse molti hanno delle mancanze nella vita e quindi buttano tutto in una cosa che non sanno forse neanche cos'è e quindi... Diciamo che ogni tanto c'è tanto ego, va? Mettiamola così. Sì. Posso proprio. Aggiungere una cosa anche per noi donne? All'inizio non è semplice, dato che nella vita forse siamo abituati un pochino a comandare, come... Cioè, e siamo quindi, multitasking, esatto. Quindi a pensare un pochino, a un sacco di cose. Un pochino, quindi abbandonarsi al cavaliere, ballare con gli occhi chiusi, stare in un abbraccio, cercare di in quell'abbraccio farsi coinvolgere per quanto riguarda di affidarsi poi al cavaliere, all'inizio non è semplice. Per noi dame, perché purtroppo dobbiamo camminare all'indietro, abbiamo anche dei passi, sono i tacchi, abbiamo anche dei passi in avanti, giustamente, però la maggior parte del tempo camminiamo all'indietro, quindi abbracciati al nostro compagno che in quel momento ci sta facendo ballare, che sia il marito, il compagno, un amico, non c'entra, però comunque bisogna ballare in abbraccio, occhi chiusi, camminare all'indietro, abbiamo i tacchi, cercare di capire che cosa ci sta comandando il cavaliere, insomma all'inizio è un bel, anche per noi dame, è un bel da fare, insomma, no? È un discreto lavoro, sì. Come si articola la vostra attività artistica? Noi abbiamo dei corsi stabili, tra cui qui a Inzago con l'associazione Tango Inzago, che i titolari sono Ombretta Colombo e Rino Ferrara, e siamo qui a casa sua tra l'altro oggi.
Poi abbiamo in provincia di Milano, Milano Nord praticamente, verso Novara, abbiamo la nostra sede, che abbiamo 2 giorni a settimana lì così. Qui facciamo attività da principianti ad avanzati, compreso anche le lezioni individuali. Poi siamo a Caronno Pertusella, provincia di Varese. E poi abbiamo i vari workshop nelle Milonghe. Poi facciamo anche i festival internazionali tipo Tango Emotion e quant'altro. Quindi siamo sempre, diciamo, in movimento. A volte non vediamo l'ora di avere la giornata libera o la serata libera per stare a casa a vedere la televisione, che ce l'ho nuova. Per stare con la vostra, cos'è? Vostra? Una vostra. Cucciola? Sì, sì. La nostra cagnolona, sì. Il nostro amore ogni tanto, le foto che pubblichi, sì. Tu e Lisa. Sì, sì, sì. Sì. È vero, sì, sì, abbiamo il nostro cagnolone che ci dà, ci tiene compagnia. Ogni tanto giustamente un po' di, certo, meritato riposo, vuole, no? Un po' di tranquillità. Ogni tanto, dai, ci riposiamo. Meno socialità, un po' più a casa, insomma. Esatto. Sì. Allora, dicevamo, ballerini e maestri, appunto, no? Abbiamo appena detto dove insegnate, cosa fate. Allora, un conto è ballare. Ballare, certo, in milonga, ballare anche durante un'esibizione per il pubblico, e un conto è insegnare. Sono due cose che non vanno parallelamente. Completamente diverso, ammetterete anche voi, no? Insegnare significa... Allora, subito la domanda, è inutile che faccio tanti preamboli lunghissimi. La domanda, come si acquisiscono quelle capacità per trasferire quello che è tutto il vostro bagaglio, che è fatto naturalmente di esperienze che avete maturato durante il vostro percorso, il vostro iter di formazione e di apprendimento. Okay. Come si riesce appunto ad avere queste competenze? Certo, poi all'inizio, a parte che per noi è stato anche un caso, nel senso che 2 coppie del nostro paese, tanti anni fa, ci avevano visto ballare in una festa appunto di paese. E allora da lì ci hanno detto, ma dai, ma perché non ci insegnate un po' questo tango argentino? Insomma, però lì all'inizio ero molto spaventata perché, come dici appunto tu, tra il ballarlo e l'insegnarlo c'è sì, molta differenza, no? Quindi, vuole, insomma, però, una certa didattica, voglio dire, una tecnica. Quindi vabbè, siamo partiti un po' da loro con queste 2 coppie, piano piano, però abbiamo visto che riuscivamo, ecco, nel senso, quello che volevamo trasmettere a queste coppie, alla fin fine usciva. E quindi ho detto, beh, piano piano, poi da lì, vabbè, abbiamo fatto anche un percorso con il nostro insegnante di allora, che ci ha portato comunque con lui ai corsi, a seguirlo, e lì vuol dire tanto. Avete fatto prima un bel po' di pratica. Sì, 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 abbiamo seguito, sì, proprio degli insegnanti che avevano già esperienza in queste cose, seguendolo tutte le settimane, andando appunto a partecipare a tutte le lezioni, poi dopo provavamo anche a sostituire, fare tutte queste cose che in effetti ci hanno dato tanto esperienza. Poi con gli anni, diciamo che tu, man mano che insegni, acquisisci, capisci un po' di più le persone, capisci, diventi un po' psicologo, e quindi tu devi dare quello che più o meno esigono. Diciamo che ci siamo migliorati facendo i nostri errori all'inizio, perché il vantaggio è proprio quello, capire dagli errori che si fanno, e questo ci porta comunque ad avere una nostra didattica, perché non dobbiamo mai, come dicevo prima nel ballo, avere la didattica di un altro. Quindi noi abbiamo capito come potevamo insegnare noi e far capire al meglio le persone, e abbiamo intrapreso questa didattica, e vedo che sta pagando, perché i nostri allievi bene o male ballano con tutti e con tutte senza nessun problema. Anche perché poi secondo noi quello che può andare bene per una coppia può non andare bene per un'altra coppia, quindi per ogni coppia, per ogni persona addirittura, bisogna adattargli il tango. Esatto. Diciamo, sì, sì, che chiediamo sfumature diverse in base anche alla fisicità della persona, perché non tutti siamo uguali, quindi non tutti possiamo avere un tipo di movimento quando lo si chiede o lo si fa in linea generale. Poi dopo è chiaro che dobbiamo adattare un po' il quanto, perché siccome è un ballo sociale dobbiamo far ballare tutti, quindi è chiaro, ognuno nei propri limiti deve riuscire a ballare.
Qual è la cosa che a voi preme, che i vostri allievi non dimentichino mai di quello che insegnate? La cosa che secondo voi è la più importante che debbano tenere sempre a mente? Secondo me è l'educazione. L'educazione soprattutto in pista, l'educazione con le persone, nel senso anche quando, soprattutto per i cavalieri, quando invitano delle dame che non conoscono, cioè al di fuori proprio dei corsi, quando si va in milonga giustamente ci sono dame diverse, quindi l'essere gentile oppure con una mirada, con un capesseo, tutte queste cose, però giustamente una volta che si è ballato di non piantare lì la dama in mezzo alla pista, comunque di riaccompagnarla con gentilezza al posto, poi... Osservare i codici, quelli che codici e non pensare di essere mai il numero uno o la numero uno della serata. Quello che dicevamo, accennavamo un pochino prima. Esatto, no? Perché c'è un posto e balli da solo per fare le esibizioni, non in milonga. Che è il palcoscenico? O il palcoscenico. Noi, a proposito, noi ci siamo orientati esclusivamente sul tango di pista, il tango salon, non facciamo scenario. Che poi dopo con l'evoluzione degli studi eccetera lo contaminiamo con determinate situazioni aperte, ci sta, ma quello fa parte dell'esibizione, nient'altro. E cosa vi portate a casa dall'insegnamento? Perché i vostri allievi prendono quello che voi riuscite a trasferire loro, ma soprattutto poi nei corsi quelli stabili, no? Che durano tutto un anno accademico, quindi qualche mese, certo. Si stabilisce una relazione che dovrebbe essere equilibrata, un dare e avere, no? Se è una relazione giusta, sana. Che cosa vi portate a casa voi? Ma noi siamo orgogliosi quando vanno in sala, riescono a ballare, oppure adesso ci sono un sacco di workshop, ci sono un sacco di festival e vanno ai festival e vanno magari da coppie internazionali e quando sono là lo fanno velocemente perché hanno completamente le basi che gli abbiamo spiegato, quindi sanno già di cosa stanno parlando. E questo per noi è... Poi certo. Vederli, è un motivo d'orgoglio, insomma, chiaro. No? Esatto. Poi vederli giustamente che quando vanno in sala da ballo riescono a far ballare tutti, insomma, quindi vuol dire che è un tango nostro proprio tradizionale, un tango tranquillo, dove cioè, con qualsiasi persona che si balla si riesce a stabilire quel rapporto bello che poi arriva... che c'è in milonga, insomma, no? Come quando uno pianta una piantina, no? Un semino, eccetera, vederli proprio crescere anche a livello tecnico. E la soddisfazione sta proprio in quello, che tu vedi che le persone che hanno voglia di impegnarsi, di seguirti, che stanno entrando in questo mondo, che hanno capito cosa vuole questo mondo del tango, crescono e ballano con tutti e questo è molto orgoglioso per noi. A proposito di esibizioni, no? Spesso, vediamo se riuscite a soddisfare con la risposta, perché io non ho ancora avuto una risposta soddisfacente. Adesso vi pizzico un momentino, una domanda peperina. Spesso, e sottolineo spesso, nelle esibizioni, si assistono a coreografie di tango salon, quello che dicevi prima tu. Domanda, secondo voi è giusto coreografare ciò che si dovrebbe improvvisare? Guarda, noi parliamo per noi, Il 99% balliamo liberi, non abbiamo coreografia. Onestamente si possono avere nel corpo determinate situazioni, determinati passi o blocchi che si utilizzano spesso e volentieri, però non è coreografato il nostro ballo. Non è una cosa programmata? No. Oh, mi ha soddisfatto questa risposta, Tu avevi intuito un po', perché io ho sempre la stessa modalità di risposta, sempre. Fino adesso ho sempre avuto la stessa, invece... Diciamo che non è facile farlo in coreografia e non è facile farlo libero, quindi ho parato il colpo per tutti noi maestri. Sia per quelli che fanno in coreografia che non. No, beh, comunque no, è vero, però... sì, balliamo abbastanza liberi noi, sì. Si percepisce, si vede, si percepisce, sì, che è una cosa spontanea, libera, non programmata e non studiata.
No, no, ripeto, noi abbiamo il nostro bagaglio nel nostro corpo, abbiamo determinate situazioni e in base alla musica noi... Ma lei è sempre comunque libero, comunque. La è la creatività libero, del momento, del qui e ora. È libero. Infatti noi come studio abbiamo anche molto ascolto della musica. La musica non è che la mettono, noi l'ascoltiamo tanto la musica. E quello ti può portare, ti può dare un aiuto se balli libero, perché le conosci, conosci i brani. Tu mi sei anche DJ. O meglio, diciamo DJ di tango, perché DJ sì, non piace tanto. No, allora diciamo ecco. Che a dire il vero noi quando abbiamo iniziato a fare i corsi eccetera non c'erano tanti eventi. Allora sulla parte verso Novara diciamo abbiamo trovato tipo una villa e abbiamo fatto degli eventi e ho cominciato a mettere della musica lì facendo... È stata una cosa casuale comunque trovarti dietro la console di una milonga per proporre sì, le tue selezioni. Più o meno sì, più o meno sì. Poi dopo chiaro che adesso c'è qualche volta che mi chiamano a mettere musica. Il vantaggio è che noi le balliamo anche le musiche. Quindi sappiamo fare a volte delle proposte in base al pubblico che c'è che sono interessanti. Non sono i nostri gusti personali, anche se devo dire che qualche volta soddisfiamo anche il nostro gusto personale. È chiaro che se ti proponi su una piazza nuova, tra virgolette, perché bene o male ci conosciamo tutti, diciamo che devi guardare un po' che pubblico che hai. Quindi anche se hai il tuo stile, però tu principalmente devi far ballare le persone. Guardi anche il livello di ballo? Cioè della serie che pugliese non lo metti mai se vedi che c'è un livello abbastanza... insomma, metti un pugliese che viene usato più didatticamente come musica, quindi la possono ballare tutti, perché a volte ti fanno richieste che è meglio evitare di mettere, perché non puoi soddisfare il gusto di una persona che potrebbe ballare bene quel ballo e poi ci sarebbe un marasma in pista. Mi è piaciuta molto questa chiacchierata. Io vi cedo il microfono adesso e così salutate il pubblico con un vostro pensiero del qui e ora, libero, molto free. Molto... Prego. Niente, ringrazio ovviamente Raffaella Catinelli e suo marito per questa intervista che per noi è importante. Contenti di averla fatta. Niente, vi aspettiamo ai nostri corsi, venite a trovarci, come abbiamo detto prima abbiamo varie sedi, dove siete più comodi potete venire a provare, tanto la prima lezione è sempre gratuita, quindi ci trovate là. Vi lasciamo con un abbraccio, ciao a tutti ragazzi. Un abbraccio milonghero, ciao a tutti, grazie.